Sì, sto cambiando discorso. Perché siete così imbarazzati? Vabbè, io non so come puoi prenderla, quindi... Se vi piacete... No, non sapevi che a me lei piaceva. Io mi sono dichiarato. Mi avete confuso un attimo le idee. Una cosa. Se mi hai mentito, caro. Up and guys, come state? Benvenuti in questo nuovo video vlog. Allora, non posso troppo urlare, mi vedete che sto parlando un po' strano con la bocca. Ci sono ancora i pappagallini? Sì. Oh, incredibile, devo tornare a parlare pure con loro, mi sa, nei video. Sì. Muoviamoci un pochino in questo giardino. Raga, già da adesso. Oddio, per poco, guarda. Una merda, incredibile, pieno di zanzare qua, ma sì, infatti, già non è proprio. Raga, aiuto. Madonna, ma che c***o. Raga, in poche parole, lo sapete tutti, hashtag è ogni giorno. Quindi sono appena andato dal dentista e comunque devo registrare, no? Perché è ogni giorno, ore 14:10 sul canale. Mi raccomando, se no. Comunque non sono affatto in forma oggi, proprio sono stanco, mi sento sbarionare proprio malissimo. Perché guardate un po', guardate cosa tiro fuori da qua. Un dente del giudizio. Beh, non è che devi avvicinarti così tanto, non è che devi entrare dentro il dente. Ragazzi, è gigante, cioè ve lo giuro che neanche il dente di un leone così grande. Comunque, inaspettato, sono andato dal dentista e mi hanno tolto il dente. Quindi ho un male atroce e ho tutta la bocca ancora informicolata. Perché il problema è che non mi prendo mai l'anestesia, quindi me ne ha fatte 5. Almeno non hai sentito male. Sto c***o, come sono sentito male. Oggi ho in mente una bella sfida. O meglio, dentro c'è mia sorella e la sua amica. L'altro giorno ho sentito mia sorella che parlava di mia mamma e stava organizzando uno scherzo a me. A me, con la sua amica. Al king dei prank qua sotto nei commenti voleva fare uno scherzo. Ma stiamo scherzando. Quindi, poche parole, da quello che ho capito, vogliono farmi uno scherzo dove la sua amica non è che mi rimorchia, ma si dichiara, dice che è innamorata di me, non lo so. Quindi, sei piena di zanzare, eh? Sì, lo so, me le sento tutte addosso. Lo so, le vedo, le vedo. Ma veramente tante. Possiamo entrare. Quindi, poche parole, avendo beccato così in fragranza mia sorella, le ho detto, spiegami meglio tutta la storia di cosa avevi in mente e le controbatto io lo scherzo all'amica. Quindi farò finta che anche io sono innamorato di lei da quando ero piccolo. Oddio. Dirò qualche cazzata. Che cosa, cameraman? Bel trip questo video. Comunque mi seguo. Intanto andiamo dentro. Guardate qua chi c'è. Lo stanco, che è davvero stanchissimo. Vediamo se lo fa. Ah no, perché ci sei tu. Si sente a disagio, mamma. Aspetta. Joy, lo stanco. No, oggi non è stanco. Cioè, in realtà molto, perché è sempre attaccato all'altro cane. Comunque, salve. Salve a tutte e due. Ciao. Ciao. Come state? Un attimo, una questione importante. Addirittura. Una questione importante. Parliamo di lavoro. Sei felice di vedere Kiki, che non la vedi da un po'? Eh sì, dai. Diciamo. Grazie. Comunque, ho in mente una sfida da fare oggi. Quindi innanzitutto mi servono delle creme, che adesso vi spiego in cosa consiste questa sfida. Sì, tutte e due centrate, tutte e due. Ok, okay, siete pronte? Non volevo coinvolgere. Non volevi partecipare? Grazie, sì. No, dai, allora, vai. Ho visto in America una sfida dove vengono messe diverse creme che sono andata a comprare. No, ho già letto effetto caldo. No, ce n'è una di un tipo e una di un'altra. Quindi una si beccherà una crema, una l'altra. E ve la metto io, ve la mettete voi. E dovete resistere per più tempo possibile. E allo stesso tempo, ah, eccola qua l'ultima. Io ho un ricordo, Cosa? Di creme. Ti ricordo che mi dovevi fare un semplice massaggio. Alla fine non era faccio massaggi bene. Questa volta non c'entrano massaggi. È una sfida. Molto semplice. Una delle due forse si beccherà una crema un po'. Dalla lei. Adesso vediamo. C'è già un sacco di problemi ai cervicali. Sì, vero? Ma dove magari ti sistema sulla schiena? No, te la devi mettere. Non si dice. Ah. No, no, ma da nessuna parte strana. Adesso capite. Beh, dai, se tu vai via e riprendi tu. Riprendo io. Ok. Vado un attimo. È spenta adesso. Posso andare a portare il mantecato alla nonna? È abbastanza freddo. Devi metterlo in frigo. Mi spieghi prima di fare qualsiasi danno alla mia pelle bellissima, sensibilissima? No, ma non succede nulla di che. Nulla di che, nulla di genere. Ok, va bene, allora distraggi, parla d'altro. Devo fare un mix in realtà. Ok, non guardo. Ma vado e torno. Non volevo dire. Vado e torno. Ecco, io torno che facciamo delle scene, ma mi devo andare a lei, è abbastanza. Non sto prendendo emorroidi, vero? Perché? Ma dimmi, com'è andata gli ultimi mesi a Tenerife? Bene. L'hai trovata la ragazza o no? No. Ma no, chiedo. Boh, abbiamo fatto le cose, sono andate di merda.
Anzi. Se avessi gatto sto... Sono a casa, abbiamo fatto 10 giorni di litigio. Sì, vabbè, metti che io anche ci per buttare schizzato. Quindi la ruota. Sì, esatto, però... Boh. No, anche perché penso di... Magari è brutto da dire, però... Di tuo marito? No, non di lui, ma che... Magari, cioè, però se dimenticano qualcun altro. Poi sei in calore anche tu, Cosa è successo? No, non è successo, no, le mie prime vacanze niente, però è un po' difficile da dirlo, Dai, non lo dico nessuno. Non so, ma penso che non sappia neanche tua sorella. No, neanche la vedi. No, penso che non c'è per questo. La vedi, non lo dico. Non so, cioè da quando tipo siamo in Tenerife, no? A dicembre, qual è stato? Vabbè, sì. Ehi! Sei truccata? Com'è? Sì, non lo so, è proprio andato così mi distrago nel non sapere cosa c'è o c'è. Ok. Sento solo un odore strano. Madonna! Tu stai facendo la capozione. Sì, okay. Un po' di mix devo capire perché dovrei farne entrare perché non devo mettere anche io. E dove ce la metti, scusa? Il culo, dove? Dai, già! Infatti gli ho detto spero non ci siano creme per le emorroidi. Il corpo va così e... sui capelli, cioè... No. No. Ma non è meglio magari avere una bacinella con dell'acqua, tipo per pulirci? Perché è una bella, no? E quindi cosa è rimasta? È andata. Noi siamo quando siamo in tempo di rife e si sono chiamati. Ah, c'è un po' di colore. No, è una bacinella. E no, comunque c'è il meglio fatto anche a casa tua. No, perché era super figa quella casa. Sì, bastardi. E... Ah, è sì, sì. È intrappannato tutta la mattina. Sì, sì, sì. Perché hai fatto un po' un altro di vomito? No, no, perché ha un buon odore. Ah, no. Voi già non so come dirtelo, mi vergogno anche un po' sinceramente. Cosa? Non sono brava in queste robe io. Ma diciamo non ti dico più. Non dico nulla. Vabbè, se non dici nulla è un problema però. Io ho qualcosa di dire. E... Boh, non so, anche perché c'è anche sbagliato, c'è parlare che sono ancora insieme a Matteo, però vabbè, lo dico. Siamo proprio fidanzati diventati. Sì, cioè, sì. Ah, abbiamo rischiato di mollarci in ferie per questa roba qua. Perché appunto gli ho anche parlato, lui, cioè forse lui è l'unico che lo sa, non gli ho detto chi è la persona interessata. Cioè, anche perché io e questa persona abbiamo anni di differenza. Solo un numero? Sì, quello sì. Mi dice così. Già ho preso l'acqua, amore! Ho preso il bacinello da donna. Con l'acqua? Perché è poca. Secondo me è poco, però dobbiamo lavarci in due. Vado a capire l'acqua. Forse è un po' poca. Perché è importante questa cosa. Però non devi dirlo bene. Vabbè, okay. Nulla. Ok, vabbè, insomma sì, come l'età non è un problema, però diciamo che prima era, come dire, non mi importava perché questa persona era distante. Ok, e adesso questa persona non è più distante, quindi diventa un po' problema. Geograficamente parlo. Ok. Non so, però poi io prendo un po' già. Se io faccio qualche domanda, faccio indovina chi è. Però io sto ascoltando, anche se sto mixando qua per fare. Che palle, non riesco a dirlo, non sono brava, te l'ho detto. Vai, parola due, parola due. Vabbè, fai uno più uno fa due, cosa ti ho detto? Sì, non posso sapere chi è. Un ricap, fai un ricap delle cose che ti ho detto. No, danni, non ci sono ancora no. Tenerife, certo. Chi altro c'è la Tenerife? I miei amici che ho conosciuto. No, non ho conosciuto nessuna parte Daniel. Chi ho conosciuto oltre a te è Daniel? Nessuno. E non è Daniel. E non è Daniel. Chi è? In che senso? Ho detto anche che non posso dirlo a tua sorella. Sono io. Quindi ti piaccio io. Non lo devo dire la verità, nessuno lo sa. Ma no, non devi dire la verità. No, abbiamo detto che mi piace qualcun altro, ma non è lui. Ah, lui non sa chi è? No.
appena dentro mi vedere, mi ha detto è già ritornato, ho detto vabbè dai vengo a casa, facciamo un video, tutto quello che vuoi. Ah, quello di video. Almeno avevo una scusa, perché se cosa andavo a farsi, sì, vero? Anche io da sempre un po' avuto il trip da piccolo, comunque un po'. Cioè mi è sempre un po' piaciuto, non so come dire. Un po'. Sono figa cazzo. Ah, Io basta, ora non mi scolpivo ancora prima di testa. Madonna. Dopo sto dente. No, il dente non è più. Non è più un problema. No. Ora mi puoi dire quale delle due non devo mettere? No, questa parte è un'altra. Ah, ok. Questa volevo fare un tema, questo è diventato un mix. Ok. Di quante? Sì, sto cambiando il discorso. Cambia pure. No, perché c'è, cioè, anch'io sono sempre stato un po'. Cioè, mi sei piaciuta. Cioè, adesso non posso dire perché ovviamente è fidanzato ogni cosa, però nel corso del tempo. Ciao! Perché fai la pausa? Perché stavo riempiendo l'acqua qui. Continuate pure a parlare. Stiamo parlando delle creme? Tre volte vi siete interrotti. Vabbè. Dai, continuate a parlare. Io delle ferie, mi sono fatta male. Pronta, prego. Sì, sì. Perché siete così imbarazzati? Niente, ma te lo stai immaginando? Io non sono sorda. Non abbiamo visto niente, ma stiamo parlando delle creme, delle ferie, non che male. Ah, ma come se non lo conoscessi, mio fratello. Non lo so niente. Muto, tu non hai parlato? Non ho parlato. È la voce di un altro, allora. C'è ragione. Tu zitta, anche tu. È la tua sosia. Sì. Va bene, io ora invito l'acqua. Continuate pure a parlare di cosa stavate parlando. Delle creme. O volete mandarmi via di nuovo? No, no, no. Intanto l'acqua le crede. Ma cosa hai sentito? Una cosa ho sentito. Di chi? Che stavi dicendo tu adesso. Cosa ho detto? Anche tu? Hai detto che è una bella ragazza. Beh, hai sempre detto anche a me. Lei ha detto qualcosa prima che tu arrivassi a dire anche tu. No. Mamma mia, che timidoni! La mia amica e il mio fratellino, così timidoni! Ma amore, cioè, tu sei una bella ragazza e basta, io dico che è un bel ragazzo. Ok, io vi ho un po' sentiti, Cosa hai sentito? Ma non potevi partire, c***o di voi, andavi di là! Ma io, poveretta, stavo arrivando con la bacinella d'acqua, ho sentito due o tre frasi, mi sono bloccata un attimo lì, vi ho ascoltato, vi ho un attimo ascoltato e sono arrivata adesso qua. Dai, così. No, scusate, però volevo solo sapere che prendetemi partecipe di questa cosa. Vabbè, io non so come puoi prenderla qui. Ma perché? Perché è tuo fratello? Io so come l'ho presa, come una mia amica. Vabbè, però no, non c'è. Un po', cioè che è una bella ragazza, che cioè, mi sono innamorato di lei, però. Io ho detto che mi ha fatto un po' pensare, cioè sapere che è tornato, mi ha fatto scoprire quella roba di quando eravamo tutti a Tenerife, perché tu credi io abbia voluto dormire nella giornata da sera. Ma tu mi hai detto con me, vero? Ma è vero, eravate via per festa, ero dormito da sola, poi siete tornati. Quando sei tornato tu hai dormito con me? Ma sì, sono rimasta in letto. Lì, sì, no, era da solo nel matrimonio. No, sì, cioè, ti ricordo che sono ancora fidanzata, no? No, infatti, no, ok, sì. Perché non me l'hai detto? Ma, cioè, non hai detto che tu la prenda bene, perché ripeto, io l'ho presa male dal mio lato. Ma che? Tu vuoi che sia tua cognata? No! Vabbè, se vi piacete... Continuate il vostro discorso. Ma non credo che andremo avanti, sai? Possiamo fare la challenge? Continuate pure! Mi stavo dichiarando, stiamo calmi. No. Fidanzata. Vero, facciamo la challenge. Appena ti lasci magari. Scherzo, quindi. No, sì, ecco, no, almeno per essere. Tanto sarei lì ad ascoltare. Quindi. Esatto, vero? Visto che sei lì ad ascoltare, vieni qua, facciamo la challenge e basta che mi sta venendo caldo. Vero? Dai. Vieni, facciamo la challenge delle creme, ce l'abbiamo. Dai. E quindi facciamo la challenge delle creme. Tu non sapevi che a me lei piaceva, te l'ho sempre detto. Lo so. Anni fa ancora quando avevo 18 anni. Certo, ma lei non mi ha mai detto del contrario. Quindi io non ho neanche mai potuto fare da tramite o cosa. Tu hai sempre detto è troppo grande, è una tua amica, quindi no. Ah, mi hai detto della vecchia. No, non è. Però adesso. È un numero, però. No, però adesso che so che invece lei... Tutto.
la fidanzata, eccetera. Mi dispiace che non l'hai detto. Mi dispiace che non me l'hai detto. Non ho detto niente, cioè, ho solo detto che c'è un altro che mi piace, non gli ho detto chi. Ed è Gian Gian! Oh, è Gian Gian! Gian Gian sei tu! Ma quindi, cioè, scusa, se mai dovesse succedere una cosa così, cosa? Io qua in casa insieme. Oh mio Dio! Oddio! Nella casetta. No, stiamo correndo un po' troppo. Ok, tu le hai detto quello. Esatto, che abbiamo solo parlato e vediamo. Io mi sono dichiarato. Cioè lei, cioè. Lui si è dichiarato? Si ha detto che gli piace da sempre. Tu? Non da sempre, perché da 2 anni. Da una certa età ho avuto. Esatto. Nicola Crash, però tu mi piacevi. Oddio, è la tua crash. Uno. Già sembra un. Cioè. Paura, smesso di mescolare proprio, ma vita anche prima. Dopo che hai confessato i tuoi sentimenti. Ma davvero mi puoi parlare di questa cosa? Perché, cioè, non c'è niente di male, anche se è il mio fratellino, il mio Gian Gian, piccolino Gian Gian. Rimaniamo. Se volete iniziare a uscire. Siamo prima di tornare. Certo, no, certo. Tutta l'amicizia come a Carlo Svanita. No. Non dico questo! Sciocchina! Lo pensa a te, no! Vabbè, non so più cosa dire. Mi avete confuso un attimo le idee. Vabbè, dai, facciamo questo challenge delle creme. Ne parleremo da soli in un altro momento, in un bar magari dove non c'è Veronica dietro. Beh, allora. No, non stavo rigliando. Ero solo di. No, vero, c'era una crema d'acqua, ho sentito. Due o tre robe, anche tu mi piaci, mi sei sempre piaciuta e viceversa, ho detto aspetta un attimo. Ti hai sentito tutto? Sì, tutto. Era la prima che ero lì, stavo scherzando. Vi ho rigato tutto il tempo. Ora capisci perché non te l'ho detto? Beh, non sai fare di che voglio. Cioè, ero lì e che cosa dovevo fare dopo una roba del genere? Ma questo lo dici? Che lo dici papà Luca? No, ma figurati. Poi era mio figlio. No, figurati, assolutamente. Figlia mia. Ok, quindi io. Quindi anche lui per te? Picciolo. Picciolo ha detto. Picciolo di Gian. E la facciamo perché. No, mi ha fatto imbarazzato. No. No. Cosa fai? Gian Gian e Kiki. Ma che? Kiki e Gian Gian. Teniamo 2 cartoni animati. Kiki e Gian Gian, sì. Il nuovo cartone, vabbè. Comunque. Ma. E qui io ho ripreso tutto. Sì. Stava registrando. Sì. Stava registrando. Tutto il tempo. sì. Qua c'è una bella rec di 26 minuti e 59. È stata lunga questa dichiarazione. Avevate tanti sentimenti da dirvi, no? Bene. Oddio. Quindi? Che si fa? Quindi lo dici tu. La tagliamo! Lo dici tu o lo dico io? Lo diciamo io e Kiki? Kiki, cosa bisogna dire a Gian? Era uno scherzo, amore. Aspetta. Dai, si sta alzando, dai, aspetta, lascia che venga lì a darti un abbraccio. Sì, un abbraccio, sì. Però poi devo dire anche una cosa. Che mi io ho sentito l'altro dietro? Giorno. No, non ho attaccato nulla. Cosa hai sentito? L'altro giorno la lei parlare alla mamma. E ho sentito che stava dicendo che mi volevate fare uno scherzo quando venivate qua a casa. Questo scherzo era nel dire che eri innamorata di me. Di conseguenza ho detto, beh, non posso essere così stupido da far finta così. Di conseguenza controbatto lo scherzo e faccio finta di essere anch'io stato innamorato di lei. Quindi sei stata tu per in casa! L'ha sempre detto che sei una bellissima ragazza e anzi. Ci manca. Se vuoi ritornare a Tenerife facciamo un po' di però. Ma che fai? Ma vero, perché quello hai detto? No, non potevi tornare così, già. Ma scherziamo. Io sentivo nel lei design, io sapevo tutto l'evento, quindi ero. Che palle, quindi dobbiamo. Sì, sì, vai avanti. E quindi. Ma che palle, già ho sentito veramente questo scherzo. Ti giuro che sto
ho visto e ero lì tipo, non sapevo neanche io come attaccare, che ti vedevo, che non riuscivi a dirmi, ti ho detto, non so, dico io, vediamo come... come riesce a lei? Poverina, è stata lei stancata. Gianna. Eh beh, immagino, cioè, meglio di così, ti ho fatto un controscherzo. Vabbè Gian, grazie, ma le facciamo se creano già che le create fuori? Ah beh, giusto, c'era anche tutto. Ora facciamo davvero la sfida delle creme. Assurda, cioè, non se l'aspettate. Adesso cioè, faccio una domanda. Ah, che mi diceva che era uno scherzo, ci devo rimanerci male. Ma poi cioè, veramente mi vedevo imbarazzato, cioè, tipo sconvolto. Eh beh, cercavo di essere nella parte, un attimo... Adesso faccio una domanda. No, amore, non sei rifiutata. No. No. Mi piaci tanto. No. Lui te l'ha detto. Sì. Eh beh, ma lui comunque l'ha sempre pensate queste no, cose. No, sempre, cioè, cioè, bellissimo, questo non toglie nessuno, però. L'ha sempre detto. Un attimo, cioè, potevate farmi uno scherzo a me, cioè, oh, ma chi sembra, cioè, oh, ragazzi, a me volete fare uno scherzo, calma, calma, ci vuole anni di esperienza. È incazzata adesso. Ci è incazzata. Però no, voglio fare una domanda. Ma se... tu sei la più stronza, perché tu lo sapevi e dovevo aspettare. Chiedi a tua mamma, gli ho detto, secondo me mi stanno facendo qualcosa a me. Ma mi aspettavo qualcosa di eclatante, tipo, non so, uno schiaffo addosso con l'acqua. Tipo questo me lo rovesciavi. No, se vuoi, no. Se vuoi. No, rovesciatelo tu, no. Allora, ferma un attimo, una domanda. Tu, se mai fosse successo davvero, me l'avresti detto? Sì, nella realtà? Sì, lì okay. Ovvio. Ok, ok, a posto. Siamo di nuovo amiche. Grazie. Non lo so, sinceramente, mi hai mentito, caro. Vieni, assurdo. Poi l'hanno fatta. Ma perché l'ho sentito, cioè, è colpa sua che ha parlato con te. Cioè, no, con la mamma. Ma scusa. Non vuoi parlare a bassa voce? Ma in questa casa. Quindi anche tua mamma lo sapeva. Sì, tutti lo sapevamo. Io ero là finché facevo l'intro a spiegare che avrei fatto lo scherzo a te. Ma io non servo. Tutto così era. Sì. Vabbè, direi 10 punti a me, 5 alla Veri, è stata brava, dai. O ne vuoi 10? No, 10 punti. E tu? Io. 15. Anche chi però l'ha fatto. Ma sì, è stata brava, è stata brava. Io riviverò, che ho controbattuto. Guarda questo. Sì, sì. Sì. No. Raga, spero che questo scherzo, non lo so. Non mi fate la casa perché ci rimanete male. Ma guarda che se lasci tumoroso poi posso... No, vabbè. Ragazzi, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi vlog, per unirvi al team, perché hashtag è ogni giorno. Ci vediamo domani ore 14:10 e peace.